Svolgiamo oggi il 18° congresso della UIL territoriale. Ho tentato in questi anni di gestire l'organizzazione coadiuvato da una squadra, un'ottima squadra. Credo stamattina nella relazione che non ho fatto di prospettiva, ma chiaramente ho fatto un minimo di consuntivo. La cosa più importante è, diciamo, ho elogiato la squadra che mi ha supportato in questi anni. Credo di lasciare un'organizzazione in piena salute, sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo politico. Sono convinto che il nuovo gruppo dirigente, rispetto a come abbiamo tentato di mettere in campo le risorse personali e politiche, sia non solo adeguato ma sicuramente migliore di quello passato, per cui chiaramente oltre agli auguri al nuovo gruppo dirigente c'è la convinzione che saprà fare sicuramente molto molto bene. Do la WILM alla guida da oggi, ho in mente di continuare la strada che Nicola Pasini ha indirizzato. La nuova squadra sono un gruppo di giovani determinati che hanno voglia di fare bene e vogliamo cercare di dare dignità e rispetto per tutti i lavoratori, per quello che il sindacato e le organizzazioni sindacali devono fare. AST, ma non soltanto, la situazione del settore metalmeccanico è particolarmente complessa a Terni. Che lavoro vi aspetterà? Il tessuto industriale di Terni è in difficoltà, le piccole e medie aziende stanno in grande affanno. La ST va bene da un punto di vista economico, ma ha dei problemi organizzativi e gestionali che devono essere affrontati. La nostra preoccupazione sul sito industriale più importante per l'Umbria è alta. Cerchiamo di condividere e coinvolgere sia a livelli istituzionali che i lavoratori per cercare di dare una soluzione e prospettiva per questo sito industriale.